siete in anticipo. Chissà che cosa avrà combinato quel frate. Ma poco importa. Non possiamo più nasconderci. Siete pronti ad immergervi in un viaggio avvincente nel passato? A esplorare radici misteriose di una tradizione secolare e a seguire un percorso intricato di simboli enigmatici celati sotto la saggezza degli antichi? In questa serie sveleremo i misteri delle carte che parlano al cuore dell'umanità. Attraverso interviste a studiosi appassionati, ricerche approfondite e documenti preziosi, ricostruiremo insieme la storia dimenticata dei tarocchi. Osserveremo conflitti epocali, eredità segrete e tradizioni perdute per esplorare l'antica saggezza che si cela dietro ogni carta. Ogni simbolo andava ad aprire mondi. Il gioco dei tarocchi era un gioco di elite, quindi un gioco per pochi, che veniva ad essere anche uno strumento di potere del periodo. Molti artisti durante il Rinascimento presero, diciamo, a disegnare dei loro tarocchi, quindi questo fece in modo che si vennero a creare una moltitudine appunto di mazzi di tarocchi diversi uno dall'altro. E all'interno di questi tarocchi molti di loro riportavano proprio delle immagini che vennero ritenute proprio blasfeme dalla Chiesa. Chiaro, siamo in un'epoca dove c'è questa frammistione religiosa, sociale, e i simboli sono quelli, perché sono, cioè, quelli che troviamo nei tarocchi, noi li troviamo nell'arte. Quando è che diventano tarocchi? Quindi stiamo parlando verso la metà della fine del 400, inizio del 500, ho trovato moltissimi documenti che parlano del significato della parola tarocco, cioè matto. Questo è il vero senso dei tarocchi. È un percorso che mi poteva far giungere questo folle, in quanto non credente in Dio, farlo diventare folle di Dio, quindi cavaliere di Cristo. Ecco, questo è il vero senso dei tarocchi. Quindi è il viaggio di un cavaliere, cioè di un folle divenuto poi cavaliere, quando raggiunge, diciamo, la comprensione della verità. Seguiteci per svelare con noi l'origine perduta degli arcani. Benvenuti a Tarocchi e Racconti.